minuti a mezzogiorno, buon sabato dagli studi di TG 2000, subito i nostri titoli. Unioni civili, oggi scendono in piazza le associazioni omosessuali a sostegno del disegno di legge Cirinnà. Renzi, legge non rinviabile, famiglie e altre unioni da non confondere, aveva detto ieri Francesco alla Rota Romana. La tempesta Jonas paralizza gli Stati Uniti, coinvolta la costa est. 6.000 voli sono stati cancellati, l'emergenza riguarda 85 milioni di persone e ci sono già le prime vittime. Il prezzo del petrolio crolla, ma quello della benzina non scende. Se non ci fossero le tasse, la benzina costerebbe solo 44 centesimi al litro. Ai piedi del Monte Bianco esiste un allevamento speciale, quello di sole renne. Non ce ne sono altri in Italia e noi vi porteremo a visitarlo. E dunque, a tenere banco in queste ore la questione unioni civili. In attesa del Family Day previsto sabato prossimo al Circo Massimo, questo sabato scendono invece in piazza coloro che chiedono pari diritti per le coppie dello stesso sesso. Intanto ieri è arrivato, lo ricorderete, l'invito di Papa Francesco a non confondere la famiglia voluta da Dio con ogni altro tipo di unione. Il punto con Pierluigi Vito. La famiglia, fondata sul matrimonio indissolubile, appartiene al sogno di Dio per la sua irrinunciabile verità e non può essere confusa con altri tipi di unione. Ma l'amore misericordioso di Cristo e della Chiesa non abbandonano quanti vivono in situazioni di errore. Francesco, parlando all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Sacra Rota, torna a sottolineare il valore dell'unione sponsale, come ribadito dal percorso del Sinodo dei Vescovi negli ultimi due anni. Non un ideale per pochi, nonostante moderni modelli centrati sull'effimero, ma come una realtà che, nella grazia di Cristo, può essere vissuta da tutti i fedeli battezzati. Parole che cadono nel pieno del dibattito sulle unioni civili. Se ieri nella direzione del PD Matteo Renzi aveva definito non rinviabile l'esame e l'approvazione al Senato del disegno di legge Cirinnà, le forze politiche contrarie cercano di sbarrare la strada con un muro di emendamenti. Circa 6.000 sono stati presentati, 5.000 da parte della sola Lega, ma quelli più delicati arrivano dalla corrente cattolica del Partito Democratico, riguardanti la cancellazione dei richiami al diritto matrimoniale, la sostituzione dell'adozione piena del figlio del partner con l'affido rafforzato e le sanzioni alla pratica dell'utero in affitto. Tutto ciò si riverbera anche negli umori del paese. Mentre procedono i preparativi del Family Day del 30 gennaio a Roma, al Circo Massimo, oggi in un centinaio di città si terranno presidi e cortei di associazioni della galassia omosessuale e di altre organizzazioni. Vi raccontiamo adesso l'ennesima strage compiuta in una scuola, questa volta però non negli Stati Uniti ma in Canada. 4 morti, diversi feriti, il bilancio della sparatoria in una piccola comunità aborigena nel nord del paese. Responsabile un ragazzo che ha prima ucciso i due fratelli a casa per poi fare irruzione nel liceo dove ha ammazzato una giovane maestra di 23 anni. Le forze dell'ordine lo hanno arrestato, sono ancora ignote le motivazioni del gesto così come la sua identità. Anche dagli Stati Uniti arrivano cattive notizie di tutt'altro genere, però in America infatti è arrivata una maxi tempesta di neve, il traffico aereo è paralizzato e si contano già i primi morti. Silvio Vitelli. Strade insolitamente tranquille, ristoranti chiusi per l'intero weekend. Il Washington Post l'ha ribattezzata Snowzilla, tutti gli altri parlano di Jonas. Qualunque sia il suo nome, la grande tempesta d'inverno che si sta abbattendo sulla costa orientale degli Stati Uniti spaventa tutti, gli 85 milioni di cittadini coinvolti e i loro amministratori. Gli inviti alla prudenza arrivano da ogni autorità nei 10 stati che hanno dichiarato l'emergenza: Georgia, Tennessee, Pennsylvania, Maryland, Kentucky, North Carolina, New Jersey, New York, Virginia e West Virginia. A questi se ne aggiungono altri 5 che, pur fuori dallo stato di emergenza, attendono non meno angosciati l'arrivo della tempesta. A Washington DC le previsioni parlano di 60 centimetri di neve che sarà accompagnata da grandine e venti forti, inondazioni previste sulla costa. Le autorità hanno messo anche in guardia del rischio di blackout elettrico. Sarebbero già oltre 135.000 le persone senza luce. La neve continua a cadere, ha già mietuto 10 vittime, la maggior parte a causa di incidenti stradali provocati dal ghiaccio. Il traffico aereo è più che impazzito, praticamente non pervenuto, a causa della massiccia cancellazione. Tra ieri e oggi i voli annullati sfiorano l'incredibile cifra di 9.000.
La sorpresa più amara ce l'hanno avuta quegli americani che si sono attardati a raggiungere i supermercati prima della chiusura. Scaffali vuoti e merci esaurite. O sono effettivamente andate a ruba, dice questo cliente rimasto a bocca asciutta, oppure i dipendenti le hanno già riposte in magazzino, visto che domani resteranno chiusi. Il suo frigo piange, mentre lui, per fortuna, non perde il sorriso, proprio come i più piccoli che con le scuole chiuse hanno tutto il tempo per giocare sulla neve. E neppure il mostro d'inverno, capace persino di inghiottire automobili, li spaventa affatto. Adesso possiamo andare in Spagna. Il premier uscente Rajoy ha rinunciato all'incarico che gli è stato offerto da re Felipe VI di formare il nuovo governo. L'incarico sarà assegnato al leader socialista Pedro Sánchez, anche se è molto difficile che un governo lo si riesca a formare, visto il quadro politico complicato delineato dalle ultime elezioni. Elezioni che, lo ricordiamo, lo scorso dicembre hanno segnato la fine del bipartitismo spagnolo. Il partito di Rajoy infatti si è confermato come prima forza politica, ma non ha ottenuto la maggioranza assoluta. La cronaca adesso ci riporta in Italia, a Napoli in particolare, dove un giovane ex collaboratore di giustizia è stato freddato mentre era nella sua auto, fermo al semaforo. I killer lo hanno affiancato e lo hanno ucciso con 12 proiettili. La vittima aveva 34 anni, era originario di Casalnuovo, si chiamava Davide Montefusco. È stato ucciso ieri alle 18 a Ponticelli. In passato aveva reso alle forze dell'ordine dichiarazioni poi ritrattate contro il clan Sarno. La modalità dell'agguato non lascia dubbi agli inquirenti. Il comando ha agito per conto delle cosche malavitose. L'omicidio è avvenuto in Viale Margherita, nella zona di influenza del clan D'Amico, da anni in guerra contro il gruppo camorristico rivale dei De Micco. Veniamo adesso a una notizia interessante per gli automobilisti. Molti infatti si saranno chiesti: se il prezzo del petrolio crolla, perché non accade la stessa cosa al prezzo della benzina? La colpa è delle accise, e se non ci fossero, sentite quanto costerebbe la benzina. Da Luciano Piscaglia. Sapete quanto dovrebbe costare la benzina con le attuali quotazioni del petrolio? 44 centesimi al litro. Questo infatti potrebbe essere il prezzo della benzina senza le imposte. Ma le imposte sono oggi pari ad 1 euro ogni litro di benzina, e questo vuol dire che anche se il prezzo del petrolio dovesse continuare a scendere, la benzina in Italia non costerà mai meno di 1 euro al litro. È vero che le compagnie petrolifere sono rapidissime nell'aumentare il prezzo alla pompa quando il petrolio sale e lentissime a diminuirlo quando il petrolio scende, ma sono le tasse a determinare il prezzo dei carburanti. È l'ufficio studi di Confartigianato a svelare il mistero. In 7 anni il costo del barile di petrolio è sceso del 19%, ma sul gasolio le accise, cioè il tributo indiretto che grava sulla produzione e sul consumo dei carburanti, sono cresciute del 46% e l'IVA del 21,8%. Se 7 anni fa si pagavano poco meno di 61 centesimi di imposta per litro, oggi, grazie anche ad un subdolo meccanismo che impone il pagamento dell'IVA anche sulle accise, si pagano più di 84 centesimi per litro di gasolio, pari a più del 67% del totale del costo al litro. Per gli stessi meccanismi, su un litro di benzina gravano quasi 73 centesimi di imposta, ma se si aggiunge l'IVA e anche l'IVA sulle accise, il prelievo fiscale sfiora 1 euro sul prezzo medio di un litro di benzina, che è di circa 1 euro e 42 centesimi. Per fare un confronto, negli Stati Uniti un litro di benzina costa 47 centesimi, in Arabia Saudita 23 centesimi. Insomma, grazie alle imposte paghiamo il gasolio più caro d'Europa, ad eccezione di Svezia e Regno Unito, e la benzina più cara d'Europa, ad esclusione dei soli Paesi Bassi. Passiamo a un'altra notizia che invece interessa le casalinghe. Casalinghe che forse non tutte lo sanno, sono obbligate a stipulare una assicurazione. Sono molti i vantaggi che ne trarrebbero, anche se sono in poche in realtà ad averne una. Clara Iatosti. C'era una volta l'assicurazione INAIL per le casalinghe, e c'è ancora, ed è sempre obbligatoria tra i 18 e i 65 anni, dovuta per legge. A fronte di un premio annuale di poco meno di 13 euro all'anno, tutela in caso di incidenti domestici con gravi conseguenze. Ma non tutte lo sanno, e tra le informate c'è chi sceglie di smettere di pagare la quota o di non iniziare nemmeno a versarla. Nel 2006 erano 2 milioni e mezzo le assicurate, l'anno scorso circa 1 milione.
In caso di infortunio si ha diritto ad un indennizzo se l'invalidità è permanente e supera il 27%. Il dato corrisponde alla perdita di un pollice, della vista di un occhio o dell'avampiede e dà diritto ad un importo mensile di 194 euro, ma con un'invalidità del 100% si arriva a 1.300 euro. L'ANMIL, l'associazione che tutela infortunati e familiari, chiede da tempo con forza una revisione del meccanismo, prima di tutto ampliando la copertura almeno fino ai 70-75 anni, se non addirittura per tutta la vita. Crescerebbe certo il premio annuale intorno ai 20 euro, ma si potrebbero erogare nuovi servizi. Per far crescere la cultura della prevenzione e della sicurezza anche in casa, si domanda attenzione al Parlamento. Anche per i 14.000 casalinghi oggi assicurati. Cambiamo argomento, c'è una piccola, grande rivoluzione in arrivo. Si tratta di un provvedimento che sbarca alla Camera che favorisce la denuncia nei posti di lavoro nei confronti di chi il proprio lavoro non lo esegue correttamente. Di che si tratta? Ce lo dice Augusto Cantelmi. In una settimana in cui l'attenzione è stata calamitata dalle polemiche su unioni civili, Europa, Schengen e immigrazione, verdiniani che entrano nella maggioranza o meno riforme costituzionali, il Parlamento ha posto le basi di un provvedimento che potrebbe invece cambiare di molto la vita nei luoghi di lavoro. Arriva infatti il primo sì della Camera alla legge sul whistleblowing, ossia la denuncia interna di episodi di malaffare e corruzione da parte dei dipendenti pubblici e privati. In altre parole, dare tutela a chi denuncia il collega che si comporta male. Un provvedimento dunque per incentivare le segnalazioni di irregolarità sul posto di lavoro pubblico e privato. Ma non è una legge per gli spioni, si affrettano a spiegare i parlamentari del Movimento 5 Stelle, promotori del disegno di legge che trovano il sostegno in Parlamento anche del Partito Democratico e della Lega. Un secondo invece arriva da Forza Italia che parla di provvedimento ignobile e barbaro che legalizza la delazione. Se il testo ora passerà anche al Senato, il dipendente che in buona fede denuncia episodi di corruzione non potrà più essere sanzionato, demansionato o licenziato. È prevista anche la segretezza dell'identità del cosiddetto whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime, mentre ogni tutela salta nel caso di calunnia, diffamazione, mancanza di buona fede in questo caso e chi denuncia a rischiare il licenziamento. E adesso, come anticipato nei titoli, vi portiamo in un luogo noto a pochi, cioè il primo e unico allevamento di renne del nostro paese. Fabio Bolzetta è andato a visitarlo per noi. Non riuscivo a capire come mai non ci fossero in Italia, non si potesse dare la possibilità ai bambini anche in Italia di sognare con le renne di Babbo Natale. Dopo un breve viaggio di un paio di mesi nei paesi scandinavi, quindi Inghilterra, Scozia e Svezia, ho deciso di tentare l'allevamento per la prima volta. L'abbiamo tentato, con fortuna siamo riusciti perché gli animali dopo 2 anni si sono già riprodotti, quindi vuol dire che si sono ambientati molto molto bene al posto. In Valle d'Aosta, Gabriele San Lorenzo, imprenditore di 38 anni, è il primo allevatore di renne in Italia. È grazie a lui che tra i circa 2.800 abitanti di Courmayeur vivono oggi 15 esemplari di renna. È stato associato a Natale, a Babbo Natale, perché è un cervide che è in grado di apprendere, quindi il lobo sinistro del cervello è più sviluppato rispetto agli altri cervidi, quindi di per sé apprende dei comandi. Questo è uno dei motivi che ha portato i lapponi all'inizio ad usarlo per tirare le slitte, perché potevano insegnare alla renna effettivamente a fare un lavoro che era quello del trasportare le persone in situazioni estreme, quindi con tanta neve, con le slitte. Se le renne si sono adattate al clima nevoso della regione più piccola d'Italia, anche l'uomo si è adattato per consentire loro l'alimentazione più corretta. L'alimentazione base della renna è composta da licheni e fieno. L'idea di Gabriele nasce nel 2007 assistendo a quanto accaduto durante le feste di Natale a 2 bambini di diversa estrazione sociale ricoverati in ospedale. Uno di questi bambini chiede al padre come desiderio, come regalo di Natale, di poter andare a vedere Babbo Natale e le sue renne in Finlandia. Il papà gli dice di sì, perché sicuramente non avrebbero avuto nessun problemi. A fianco, nell'altro lettino, un bambino un po' meno abbiente, che quando è uscita fuori l'altra famiglia ha fatto la stessa domanda al papà. Il papà non sapeva cosa rispondere e dopo un po' ha tergiversato un pochettino, dopodiché anche lui ha detto va bene, ti porto in Lapponia. Uscendo fuori dalla stanza ha discusso con la mamma di questo bambino, perché chiaramente dice la mamma, dice non arriviamo a fine mese, cosa prometti, queste cose che non puoi mantenere a tuo figlio. Da lì dentro di me è nata questa idea di dire ma chissà perché deve essere una cosa esclusiva, quasi da VIP, no? Poter andare a vedere le renne di Babbo Natale quando sono degli animali semplici, docili, e che adesso qua a Courmayeur tutti quanti possono avere liberamente.
Così ci salutiamo, vi ricordo che TG2000 torna puntuale alle 18.30 subito dopo il Santo Rosario, vi auguro allora un buon proseguimento di giornata e una buona domenica.